Carissime amiche, carissimi amici, buonasera a tutti. Bene, mi è stato richiesto da diversi di voi se per caso non fosse possibile leggere qualche brano delle opere di Grazia Deledda, visto che è stata fatta la presentazione in due video, e mi è piaciuta questa idea perché così almeno sentiamo proprio dalla sua viva voce come esprimeva i concetti, le trame, i caratteri proprio dei personaggi, dei protagonisti, dei suoi protagonisti, dei suoi libri, proprio questa grandissima scrittrice sarda, dal carattere fiero, dal carattere davvero indomito, dalla decisionalità davvero molto spiccata, esattamente come è la sua terra, ecco, bellissima, talvolta anche aspra, selvaggia, ma proprio in ciò sta la bellezza di questa magnifica terra e ciò sta la bellezza della scrittura di questa magnifica, artisticamente parlando, scrittrice. Ed è così che ho scelto una serie di un brano che è all'interno di una serie di testi che sono stati raccolti appunto in occasione del premio Nobel che vinse nel 1926. E le opere che vengono qui contenute sono Il Vecchio della Montagna, Elias Portolù, Cenere e Canne al Vento. E per fare una scelta ho appunto optato per un brano tratto appunto da Il Vecchio della Montagna ed è semplicemente il capitolo primo, si divide in capitoli e pensavo di leggere appunto l'inizio proprio. Quindi cercherò di fare anche un po' di lettura animata, ecco, per così dire, mi avete già visto in altre circostanze, provare a cimentarmi in questo tipo di operazione, ma naturalmente cercando di fare le cose anche per benino, in modo serio, ecco. Melchiorre Carta saliva la montagna, ritornando al suo ovile. Era un giovane pastore biondastro, di piccola statura. Una ruga gli si disegnava fra le sopracciglia folte e nere, che spiccavano nel fosco giallore del suo volto, contornato da una rada barbetta rossiccia. Anche la sopragiacca di cuoio del suo costume era giallognola, e il cavallino che egli montava era rossastro, tozzo, angoloso e pensieroso come il suo padrone. Melchiorre era un giovane di buoni costumi ed ottima fama, molto spensierato ed allegro, non lo era mai stato del resto, ma da qualche tempo si mostrava più taciturno del solito e si sentiva quasi malvagio perché sua cugina Pasca lo aveva abbandonato alla vigilia delle loro nozze e senza un motivo. Così, solo perché ella si era improvvisamente accorta di essere graziosa e corteggiata anche da giovani signori. Il cavallino saliva con prudente lentezza, scuotendo la testa tenuta alta dal freno. Dopo le falde sassose, olezzanti di cespugli aromatici, dalle quali si scorgeva nuoro e un panorama di valli selvagge e di montagne lontane, il pastore si inoltrò nei boschi delci. Il mattino d'agosto era purissimo. Il giorno prima aveva piovuto. E nel bosco regnava una dolce frescura, le felci, l'erba, i tronchi umidi, le rocce lavate esalavano un profumo quasi irritante. La brezza dava amarezze argentee alle chiome degli elci, il cielo sorrideva azzurro come un lago negli sfondi sereni, e Melchiorre saliva triste e truce fra tanta dolcezza di cielo e di bosco. Sentiva un indistinto vocio, un riso di donne che lo precedevano su per il sentiero, gli sembrava di riconoscere il riso fresco e sonoro di sua cugina e si rodeva d'ira. «È lei, e ride», disse a voce alta, fermando il cavallo, e stette ad ascoltare. Le voci si allontanarono, il riso si spense con la vibrazione dell'eco, Melchiorre sospirò e spronò il cavallo. Il cavallo riprese a salire, con ritmico ondeggiare della groppa, con lento sbattere della coda sui fianchi ossuti, su per le chine rocciose, dalle quali
Il vento aveva spazzato le foglie e denudato le grandi radici degli elci, rossastre, contorte e avviluppate come serpenti. Il suo passo risuonava metallico, il suo ferro lucente traeva scintille dal granito. Dopo le chine s'aprirono silenziose radure, circondate da alberi, che si slanciavano sui limpidi sfondi. Qua e là, le rocce accalcate parevano enormi sfingi, alcuni blocchi servivano da piedestalli a strani colossi, a statue mostruose appena abbozzate da artisti giganti, altri davano l'idea di are, di idoli immani, di simulacri di tombe, dove la fantasia popolare racchiude appunto quei ciclopi che in epoche ignote sovrapposero forse le rocce dell'Ortobene, trasformandole nelle cime con nicchie ed occhi, attraverso cui ride il cielo. Dopo le radure, di nuovo il bosco, sentieri umidi, piccoli corsi d'acqua, profumo di giunco, erbe calpestate da gregge ed armenti, e sempre ombra, tremuli radeschi di sole, qualche grido di gazza, qualche picchio di accetta ripercosso da due, tre, quattro echi. Poi ancora la salita, ma dolce, molle di felci fresche. Guadagnata anche questa, il pastore incontrò alcune donne e fanciulli che scendevano carichi di sacchi di carbone. Fermò il cavallo per lasciarli passare. In quel tratto il sentiero serpeggiava fra rupi aride e il sole batteva già caldo sul terreno sassoso e privo di alberi. La montagna appariva improvvisamente desolata. Era un adeguato sfondo al triste gruppo di quelle donne lacere e scalze, con la testa conficcata nei gravi sacchi neri, di quei fanciulli che scendevano curvi sotto l'enorme carico, con le manine nere penzolanti, la testa tirata indietro dalla corda dei sacchi e gli occhi e la bocca spalancati per il calore e la fatica. Donne e fanciulli scendevano cauti, silenziosi, coi visi rossi lucenti di sudore e gli occhi nuotanti in un sogno di dolore malvagio. Vedendo il pastore, tranquillo e seduto a cavallo, lo invidiarono e glielo dimostrarono gridandogli rudemente di scostarsi, aizzando il cavallo e imprecando. Due donne, rimaste ultime, gli si fermarono davanti, ridendo di un riso spezzato e maligno. Vai all'ovile, Merzio Rocarta. Così pare. Se aizzi il cavallo farai un bel incontro. Io non devo incontrare nessuno, disse egli duro, ma dentro il cuore parve saltargli alla gola. È dunque lei, pensò con rabbia. Le donne intanto, ripresa la discesa, fermarono un ragazzo per il sacco. Grida così. Tanti saluti a Pasca Carta. Il ragazzo si volse in faccia al sole, socchiuse gli occhi, si portò le mani giunte alla bocca e gridò: Faccia di volpe, oe, tanti saluti a Pasca Carta. Il maligno grido finì di inviperire Melchiorre, tuttavia non si volse, non rispose e non si fermò finché non giunse ad una fontana. Grandi elci immobili ombreggiavano la radura coperta di tenere erbe bionde. Davanti alla rozza fontana di pietre si scorgevano le tracce di un banchetto, macchie nere ove era stato acceso il fuoco, felci appassite su cui erano state distese le tovaglie, avanzi di frutta, frantumi di stoviglie e in giro alcune pietre che avevano servito per sedili sembravano ancora accolte a muto convito. Il pastore e il cavallo parevano piccolissimi in quella solenne grandiosità d'alberi e di sfondi azzurri. Melchiorre smontò e, tirando il cavallo per la briglia, si avanzò fino alla fontana, si inginocchiò sulle pietre, rigettò indietro sul capo la berretta e, curvandosi sino a baciare la sua figura riflessa dall'acqua, bevette a lunghi sorsi. Si rialzò coi baffi stillanti, s'accomodò la berretta e fece bere il cavallo alla fontana, invece che alla pozza praticata apposta per abbeverare le bestie. Mentre il cavallo si abbeverava, egli guardava intorno, sospettoso, provando un gusto dispettoso nel veder l'acqua intorbidata dall'animale.
La fontana era stata pulita pochi giorni prima per uso di alcune famiglie che facevano la novena nella chiesetta in vetta al monte. Pasqua serviva in una di queste famiglie e ogni giorno scendeva alla fontana per attingere acqua con la rossa anfora di creta sul capo. I suoi adoratori, certo, la rincorrevano fin laggiù. Che dunque il cavallo bevesse, che intorbidasse, che potendo inquinasse la fresca acqua pura, come quei signori avevano avvelenato l'anima del pastore, che bevesse, anzi, in un impeto di ira che diede un giallo fulgore ai suoi occhi, Melchiorre si curvò, aprì le mani, afferrò uno, due, tre massi dalla base nera di fango e li gettò entro la fontana. L'acqua gorgogliò, sprizzò, traboccò, si sparse sulle pietre circostanti. Egli riprese la briglia, risalì rapido in sella e s'allontanò. Tutto ritornò nel grave silenzio di prima. Si udiva solo il crepitare delle foglie secche e dei ramoscelli spezzati dalle zampe del cavallo. Un po' più su Melchiorre si fermò. Il suo ovile era a levante, un po' lungi dalla chiesetta, davanti alla quale non occorreva passare. Eppure, per un momento, egli fu tentato di salire lassù, ma poi rallentò la briglia e lasciò che il cavallino seguisse da sé la via. Il cavallino rizzò le orecchie e attraverso i labirinti del bosco e delle rupi s'avviò all'ovile. Allora, riprendendo la solita via, Melchiorre tornò alla realtà e si sdegnò della sua debolezza. Gli accadeva sempre così. Sta quieto, gli diceva il vecchio padre, meglio prima che poi. Ma questo conforto era come il sale sopra una ferita. Gli destava spasimi feroci e sempre senza volerlo si trovava sulle tracce della ridente creatura che pareva lo affascinasse appunto con l'insultante letizia della sua giovinezza libera e leggera. Gli sembrava di aver diritto ancora su di lui, come parente, e senza l'idea del padre, vecchio e cieco, si sarebbe compromesso. Giunse all'ovile a sole alto. Il cavallo si fermò al solito posto presso una mangiatoia di pietra, sotto un elce. Un piccolo cane nero dai limpidi occhi castanei e un gatto tigrato dagli occhi celesti gli vennero incontro, silenziosi, l'uno saltellando, l'altro a passettini lenti e leziosi. Si udiva il tintinnio delle capre al pascolo e il grido del giovane mandriano, che in assenza di Melchiorre custodiva l'ovile e il vecchio cieco. In quel versante l'ortobene guardava l'oriente, chiuso dalle azzurre montagne della costa, fra le quali intravedevasi il mare, confuso col cielo in una zona grigioperla. Terre solitarie e ondulate si stendevano ai piedi della montagna e lassù, intorno all'ovile, l'ortobene era tutto un incanto di rocce, di bosche, di radure. La capanna sorgeva in uno spiazzo dal libero orizzonte. Il sentiero che la conduceva insinuavasi nel bosco, rasentava precipizi, chine coperte d'erba bionda, scendeva e saliva per scalinate, antri, archi di granito. Il musco copriva i tronchi e le pietre. L'edera sugli alti crepacci abbandonava i suoi ciuffi alle carezze del vento. Nella radura intorno alla mandria sorgeva un solo elce, davanti l'orizzonte, dietro il bosco, a destra e a sinistra enormi rocce sovrapposte, forate in alto da occhi che per lo sfondo del cielo sembravano azzurri, e più giù da nicchie inghirlindate d'edera, e delle quali pareva fossero scomparsi idoli antichi. Qualche roccia si slanciava sottile come un obelisco, oltre giacevano su enormi piedistalli, come sarcofagi coperti da drappi di musco verde, e tutte le cose, alberi, rocce, macchie, in quel luogo di solitudine parevano immerse nella contemplazione dei solenni orizzonti. Ma ci fermiamo qua, perché il tempo scorre davvero tiranno, e vi do appuntamento, evidentemente, ad una prossima puntata. E vi do la buona serata e la buonanotte. Grazie per avermi ascoltato. A presto, arrivederci.